uccellino giallo pensò tra sé: il mio albero preferito non è più tanto piccolo ormai. E poi cominciò a cantare a pieni polmoni. E da quel preciso momento tutti gli uccellini vissero insieme felici e contenti per sempre. Applejack, stavi per caso leggendo una storia a un albero di mele? Ecco, sai, essere ripiantato in un posto nuovo è un evento sconvolgente e Bloomberg è il mio preferito! Non è corretto, Applejack! Hai prenotato un intero vagone letto solo per un albero, mentre io me ne sto schiacciata come un'acciuga insieme a tutti gli altri pony! Adesso come riuscirò a fare il mio sonno di bellezza? Ma è proprio Bloomberg la ragione del nostro viaggio! Deve riposare, così possiamo offrirlo in dono ai miei parenti di Appaloosa! Ti rendi conto che ne parli come se fosse un bambino? E chi sarebbe il bambino? Lui non è un bambino! Non lasciare che quello cattivone di Rarity ti faccia arrabbiare! Bloomberg è un albero di mele grande e forte! Sì che lo è! Cucci cucci cu! Guarda che la piccola Rarity che dovrebbe arrabbiarsi! My little pony, my little pony. Amore sia, sì, gentile. Dai, è facile. La magia è insieme a voi, sì, ma signori amici che potrai trovare. Oh, che bello! Ci divertiremo un sacco! Non vedo l'ora di arrivare! Sarà bellissimo, ragazzi! Non lo sopporto! Insomma, volete dormire? Mi sono alzato presto per preparare quello che state mangiando e ora sono esausto! Oh, a proposito, nei popcorn ci sono dei chicchi non scoppiati? Ok, va bene. Buonanotte! Forse è ora che tutte quante dormiamo. Domani ci aspetta una giornata intensa. Psst, Pinkie Pie, stai già dormendo? No, e tu invece? Se stessi dormendo, come avrei potuto chiederti se tu stai già dormendo? Oh, giusto! Quando arriviamo a Appaloosa, credi che dovremo trasportare noi quell'albero dal treno fino al frutteto? Quale albero? Ti riferisci a Bloomberg? Fluttershy. Fluttershy non è un albero, sciocca! Che cosa succede? Rainbow Dash pensa che Fluttershy sia un albero. Ma io non penso che sia un albero. Cosa hai detto? Che è un albero? No, beh, ecco, non esattamente. Però lo sai che non è un albero, vero? Esattamente, non è un albero. Io vorrei tanto essere un albero. Ora basta! Certo che è suscettibile. Lui prende fuoco facilmente. Volete fare silenzio? Ora! Bloomberg! Bloomberg! Scusa, a volte russo un po'. Buonanotte. Si avvicinano pericolosamente al treno!
fatta di un numero da circo. Ehi tu, dove vai così di fretta? Wow, certo che sei veloce per essere piccola. Davvero? Voglio solo sapere... Ehi! Ti sto parlando! Cospita! Ti ho preso, sei... Maniera, non mi hai ancora presentato alle tue compagne, dovresti vergognarti. Brightburn, ascolta, è successa una cosa brutta. Esatto, il vostro treno ha 7 minuti di ritardo, sono 7 minuti in meno in cui potrete godere dei piaceri e delle meraviglie di Appaloosa. È stupefacente come noi pony siamo riusciti a realizzare tutto questo in un solo anno, non è vero? E come potete vedere, non ci manca proprio niente, carrozze trainate da cavalli. Ok, tocca a te adesso. Ah, ho appena finito. E laggiù invece quei pony ritraggono le carrozze. Ascolta, Brightburn, io... E questo è il saloon, il sotto. Niente più sale per te! Posso avere almeno un bicchierino d'acqua? Questo invece è l'ufficio dello sceriffo Silverstar. Questi sono i balli del selvaggio West. Questi invece quelli del tranquillo West. Ma Brightburn... E questo è il panorama più spettacolare di tutta la città di Appaloosa. Il nostro frutteto di mele. Brightburn, manca pochissimo alla prima raccolta. Siamo impazienti. Perché ci dà da mangiare? Brightburn! Sì, dimmi, cugina. Vedo che avete costruito una bella città, ma noi abbiamo un enorme problema. I nostri amici sono scomparsi. Una mandria di bisonte. Abbiamo rapito Spike. Rainbow Dash li ha inseguiti. Non troviamo Pinkie Pie. E avevamo portato un melo per il vostro frutteto, ma hanno sequestrato anche quello. Avete parlato di bisonti. Oh. I bisonti vogliono che noi coloni eliminiamo ogni singolo albero di mele che vedete su questa terra. Ovviamente non vogliono che ne piantiamo altri. E come mai? Chi lo sa? Abbiamo lavorato duramente perché questa terra sfamasse la nostra città, le famiglie e i nostri puledri. E adesso ci chiedono di eliminare gli alberi. Questo non è giusto. Non vedo l'ora di mettere gli zoccoli su quel bisontino. Oh, nessuno si prende gioco di Rainbow Dash e la passa liscia. Pinkie Pie! Ah, mi hai beccato! Ti ho preso in giro e tu mi hai scoperta. Sei molto brava. Shh, che cosa ti salta in mente? Devi andartene da qui. Perché? Finirai per farmi scoprire. Davvero? Sto cercando di salvare Spike. Caspiterina, pure io! E più facciamo confusione, più sono le possibilità di essere... Beccate! Corri, Pinky! Qui ci penso io! Mettiti in salvo! Fermi! Dash, Pinky, come va? Ehi, tranquilli, vi potete fidare. Sono a posto. Se lo dici tu, Spike, ci vediamo dopo, bello! Mi hanno portato via per errore e anche loro sono dispiaciuti, poveretti. Per fortuna hanno un gran rispetto per i draghi, perciò mi trattano come un re. Tuttavia non amano i pony. Ma voi siete con me, quindi tranquilli. Beh, io non mi fido. Secondo me è meglio andarsene subito. Prima di finire la cena, ti sei rincitrullita, forse?
Posso averne ancora un po' qualunque cosa fosse? Certo. E signor Spike, a lei piacciono le gemme, vero? Turchesi! Lei è piccola anima coraggiosa. Loro sono le mie amiche Pinkie Pie e Rainbow Dash. Tu! Tu! Questo è troppo! Andiamocene via da qui! Aspetta! Ti prego di accettare le mie scuse per quanto è successo sul treno. Non volevamo fare del male a nessuno. Sì, certo. Volevamo solo l'albero. I pony si sono impadroniti della terra e lì hanno piantato un fruttito enorme. A causa della loro sconsideratezza, non possiamo più correre liberi sui territori che occupiamo da sempre. È meglio chiamare capozzoccoli tonanti. Ormai da molte, molte lune, noi bisonti percorriamo questo sentiero lungo e tortuoso. Mio padre stesso percorrere questi territori, e suo padre prima di lui, 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 e... Credo che abbiano capito, capo. Essere tradizione inviolabile, percorrere il sentiero ogni anno. Ma questa volta, questi coloni pony, questi Appaloosani... Hanno piantato i meli in questo territorio senza chiedere il nostro permesso. Beh, questo non è carino. Dico bene, Rainbow Dash? I pony non ne vogliono sapere di eliminare gli alberi e noi siamo bloccati qui. E questo non è giusto. Visto, Rainbow Dash, hanno un buon motivo per... Ma certo che hanno un buon motivo! Forza, andiamo tutti a fare quattro chiacchiere con gli abitanti di Appaloosa! Fa piano, per favore! Scusami, Rarity, ma ci aspetta un lungo viaggio nel territorio dei bisonti, se vogliamo salvare i nostri amici. Si parte! Ciao, ragazzi! Pinkie Pie! Per fortuna si salva! Oh, che bello! Siete sfuggiti ai bisonti! Niente affatto! È venuta qui per parlare con voi! Ah, sì? E di che cosa? Piccola anima coraggiosa è venuta con noi per spiegare agli Appaloosani perché devono spostare gli alberi dalla terra dei bisonti. Le informazioni sarebbero utili... È strano, perché mio cugino Brightburn qui presente vuole spiegare ai bisonti perché i meli devono restare dove sono. Sarebbe una cosa utile per noi. La terra è loro. Avete piantato gli alberi senza saperlo, è stato un errore. Ma ora dovete spostarli tutto qui. Beh, ecco... Loro si sono spaccati la groppa qui e ora dovrebbero farlo un'altra volta perché i bisonti non trovano una strada alternativa. Piantate gli alberi altrove! E dove? È l'unica zona pianeggiante nei dintorni! Quello è territorio dei bisonti! Ai coloni pony è indispensabile per vivere! E dai, Applejack, fai uno sforzo e cerca di seguire loro! Sia i pony che i bisonti hanno buone ragioni per usufruire di questa terra, ci deve pure essere una soluzione! Ehi, ce l'ho io un'idea! Sono curiosa, chissà che cosa... È imprevedibile! Chissà cosa avrà in mente! Le idee che noi abbiamo non sempre uguali son, ma bisogna ricordare che gli zoccoli abbiamo noi. Qualunque sia il problema, non arrabbiarti perché litigare non porta a niente, soltanto fatica. Forza, dare a me. Ehi, non esitare! È un giorno pieno di gioia, dai, vieni a giocare insieme a noi, uniti noi. Sei stata fantastica! Che canzone straordinaria! Sono d'accordo con te! Io informare te che io e Sceriffo Silverstar avere raggiunto un accordo. Esatto! Wow!
Essere peggiore esibizione mai vista. Sottoscrivo. Momento di agire. Essere arrivato. Nostra carica cominciare domani a mezzogiorno. E se Frutteto esserci ancora, noi radere al suolo insieme a tutta la città. E noi appollusiani rispondiamo che sarà meglio che vi diate da fare. Saremo pronti ad accogliervi. Ma sceriffo! Io voglio che i miei parenti abbiano i loro alberi di mele, ma sta per scatenarsi una guerra e questa cosa non mi piace. Dobbiamo cercare di farli ragionare prima che qualcuno si faccia male. Sentite, perché non provate a riconsiderare l'idea? Riguardo agli alberi, se solo voi... Seduti a parlare e potremmo... Qualcuno mi spiega perché non volete provare a ragionare! Sceriffo, se solo voi... Per fermarli. Se i pony non rimuovono gli alberi, temo proprio di no. Grazie. So che non vuoi arrivare a questo. Loro aver occupato nostra terra. Che cosa tu credere che io dovrei fare, Rainbow Dash? Non lo so, ma non è tardi per trovare una soluzione. Ma a mezzogiorno, essere troppo tardi. Pensa. Prontate!
Essermi venuta grande idea! Vuoi permettere che Frutteto non venga distrutto in cambio di una parte di mele che produce? Oh, che delizia quelle torte di mele! A me piacciono molto di più i turchesi. Oh. Oh. Bloomberg, questo è il tuo giorno speciale. Mamma è tanto fiera di te. Adorata Princess Celestia, l'amicizia è un sentimento potente e meraviglioso. Persino i più acerrimi nemici possono diventare amici. Basta con intelligenza trovare un accordo. L'importante è condividere e perdonare. Ehi! Questo l'ho detto io!